Sono incazzata con te, Isola dei Famosi. Asia Argento arriva e fa il panico. La naufraga distrutta in diretta. Cosa è successo? Una bomba a orologeria Asia Argento naufraga a tempo determinato all'Isola dei Famosi. In un attimo ha fatto impazzire tutto il pubblico del reality di Ilary Blasi. E se da una parte alcuni l'hanno odiata per i suoi modi, molti di più l'hanno invece osannata per la schiettezza e la simpatia. Asia Argento quindi convince onestamente. Sembra proprio un peccato non poterla partecipare al gioco. Ma non è detta l'ultima parola in fondo. Come noi leggiamo le reazioni il giorno successivo la diretta, così faranno anche i responsabili del programma e gli autori. Chi lo sa se magari la donna riceverà in extremis qualche proposta allettante. In ogni caso, ad inizio puntata, Asia Argento si è lanciata dall'elicottero. Proprio come tutti gli altri naufraghi e ha raggiunto la sorella per una sorpresa coi fiocchi. Il momento è stato dolcissimo. Fiore è stata chiamata sulla riva della Palapa e qui, come sappiamo, ha trovato una sorpresa. La donna ha quindi visto una foto che la ritraeva da bambina insieme alle sue due sorelle. Asia Argento naufraga a tempo determinato all'Isola dei Famosi. Poco dopo le è stato fatto vedere un filmato proprio di Asia e a riguardo della sorella Fiore ha detto: lei è mamma di due bellissimi bambini e quindi è diventata materna anche nei miei confronti. Io la amo tantissimo. Questo è un regalo che mi dà una grande forza. Ti ringrazio con tutto il cuore. Ti amo sorella. A quel punto Asia si è fatta vedere e l'emozione è stata palpabile. Più tardi, dopo le prove, Asia ha avuto modo di confrontarsi con gli altri naufraghi e ha deciso di mettere qualche puntino sulle i. L'ex di Morgan ha deciso di riprenderli un po' tutti, in particolare Elena Prestes. No, non sono Inca, ta, no. Come si fa a giudicare questi poveri cristi che non mangiano? Qua gli istinti sono andati fuori controllo. Non dormire. Non mangiare. Puzzano come capre, voglio dire. Dopo un po' si sente. E ancora. Dovrei viverlo per vedere fino a che punto reggerei io. Allo stesso tempo penso che tu Elena abbia esagerato. Alzando i toni. Hai sbroccato perché sei giovane. Ma io direi abbassiamo i toni, amica mia. Poi qualche parola anche sulla sorella. Tu devi essere più forte degli umori di una giovane femmina. Un momento di grande TV. Non c'è che dire. Speriamo di rivederla presto.